I campionati europei di ginnastica artistica maschile di Montpellier si aprono con la gara di qualificazione della categoria juniores. I risultati di squadra sono buoni, ma Filippo non riesce a mandar giù gli errori commessi. Cioè, non è che finisce qua la tua vita qua, Ciccio. Cioè, hai fatto un'ottima gara. Gamba, ragazzi. Filippo ha saputo di essersi qualificato insieme a Nicola per la finale All Around. Mi raccomando, perché comunque la finale 24 è una finale importante. Adesso che il suo umore è decisamente migliorato, può divertirsi insieme agli altri e fare un giro turistico per Montpellier. Quanto avremmo fatto? 100 metri? Basta, io mi devo sedere. Allora, scegliamo una traiettoria. Andiamo da qualche parte. Guarda che bello quello lì, che non so cosa sia. Cosa sarà il comune? Bravo Filippo, mi piaci turisticamente. C'è la forma del souvenir, Filippo. Ti manca la cosetta sulla testa e poi ti appendiamo. Guarda quanto sembri Brad Pitt nano. Cosa hai da dire? Facciamo un giro per le bancarelle, Gigi. Questo è proprio figo, sì. Mamma mia, Gigi, sei ben turisti. E gli queste? Souvenir qua, no? Gigi, McDonald's. Andiamo a far colazione. Ancora? Ma che c'è del verme solitario? Mentre i ragazzi della nazionale juniores si godono un po' di meritato riposo, in campo gara scendono i ginnasti della categoria senior. Ludovico sta per affrontare atleti molto più navigati di lui. Molti tra i suoi avversari hanno come prossimo obiettivo le Olimpiadi di Londra e il confronto lo intimidisce. Ok ragazzoli, ma adesso concentratevi. Gamba, fai quello che sai fare e basta, tranquillo. Gamba, Ludo. Bravo. Bravo. Biglietti. Porca Eva, ma ferma sta verticale. Più controllo, fa funzionare il cervello. Adesso questo esercizio è passato, ok? Pensa solo al cavallo e basta, ok? Bollietti, funziona.